The Show. Il 54% di voi guarda i nostri video senza essere iscritto al canale, quindi vi diamo tre motivi per farlo ora. Il primo è gratis, non si paga. Il secondo, volete più video gratis e non solo video per chi è abbonato al canale, iscrivetevi così riusciremo a produrre più video. Tre, è facile, cioè non è che ci vuole un genio per iscriverti. Cliccate iscriviti e basta. E ti mette la campanella che è importante. Quattro, è gratis. Già detto. Vabbè, insomma, però quello che importa è che è gratis. È gratis. Già detto, iscrivetevi. Non osare risvegliare Pador. Pador, figlio di Khmer. Buongiorno, ciao. Ah, questa non è la mia auto. Fa un rumore strano che viene da questa zona qua, tipo prr, prr, prr. La vibrazione? Sì, mentre vado, e ho notato anche che ha un po' perso in accelerazione. Io ti interrompere il sogno di Pudor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata di Xfinir, uno degli ultimi sette saggi, Vuvur Patrel, Asta Patrimbu, Vulca Millecar, Pudor, colui che era, colui che è stato e colui che per sempre sarà, ciucciacchi e ciucciarà, eh? Dimmi, scricciolo d'uomo. Khmer? No, Pudor, figlio di Khmer, della tribù di Sam, colui che ha distrutto i demoni Sam, che ora vagano per il mondo domandandomi, ma non, chi Sam? Ma lei chi è? Scusi, perché era la mia mamma? Pudor, figlio di Khmer, della tribù di Star! Allora, posso dire, abbiamo girato questa scena qua, a luglio. Sì, non è stato che stavo sudando io così in camicia nella macchina, ci credo. Ma da quanto tempo è che sei lì dentro? Quello è un problema. Questa è una cosa da non fare, e anche questa, e questa, e questa. Direttamente dai nostri laboratori segreti, un team di autori ha sintetizzato il format in Candid Camera, perfetto. The Show presenta Cose da non fare. Ma cos'è sta roba? Ah, ma dai, 150.000 like per sta merdina qua. Beh, Ale. Ma cosa dici? Cosa dici? Come minimo? Ma queste qui sono le migliori imitazioni di Aldo Giovane Giacomo in Candid Camera. Scusate. Ale, ma perché non ti impegni? Nel resto come fai a impegnarti? C'è un paracarro al posto del cervello, dai. Te non vantarti? No, non ridere. Non ride perché il riso abbonda sulle... Sulle cozze. Riso, patate, cozze. Shut un like, per favore, ragazzi. Due coglioni. Credevo che sulle cozze. È un garpez. La formula di oggi prevede cose da non fare con le citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo. E continuate a suggerire nei commenti altre scene storiche del trio che vi piacerebbe vedere trasformate in Candid nel prossimo episodio. Mi commentate! Non mettere fretta ad Aldo. Aldo! Allora, che c'è? Buongiorno. Buongiorno. Allora, eccoci qua. Sì. Dobbiamo prendere una persona in via Bianca di Savoia 2. Sì. Dovrebbe essere qua vicino. Sì. Sì, questo palazzo qua. Guarda, se mi metto un secondo qua. Certo, poteva farsi trovare giù, eh. Aldo! Aldo! Insonorizzata. Sì, no, le conviene aprire, se deve. Ah! Sì, sì. Pensavo fosse insonorizzata dall'interno verso l'esterno. No, no. Vuole dargli un grido? Sì. Aldo! Ma cos'è sto baccano? Qua la gente mi conosce, la finiamo di urlare. Vieni giù! Finisco di mangiare la peperonata e scendo. La peperonata le sai al mattino? Mezzogiorno? Topi morti? Penso sta mangiando la peperonata. Non so, sembra ce la vuol portare. Dopo si lamentano che c'è il reflusso gastroesofageo. Chiaro, mangi quella merda lì. E comunque sono contento che ha messo ste robe qua, perché qui i condor non vengono più, Non sostituire il tuo amico innamorato. Gli diamo quello che vuole. Le diamo. Clientele femminile, le diamo. Ma perché l'italiano è importante. Scusa. Sì? C'è un ragazzo che si è messo in vetrina. Ma lavora qui? E come? Perché... Fermo da mezz'ora. Da mezz'ora? Sempre la nostra sicurezza. Dov'è il nostro?
Sto sostituendo un mio amico che è andato a Francoforte. Quale amico? Giovanni si chiama. No, qua non si può stare. Ma lui lavora qui, mi ha detto di stare zitto e immobile. No, no, no. Non si può? Scusa. Beh, mi ha detto di stare fermo così, ma... No. Proprio non posso... No, non si... Ma Giovanni, quel mio amico che lavora qui, che fa il mimo anche lui, lo sto sostituendo perché... No, non è qua. Perché è... Claudia, praticamente, io dovevo andare... a scaricare Claudia. Claudia? Cioè, no, no, però per Aldo. Non so no, se. Non è qua. Non c'è. Non è qua. Ma io no, io stavo sostituendo perché lui lavora qui, capito? No, no, fa il mimo qui. No, no, è sbagliato. Fa. Non è qua. Fa lo sciatore, quello che. Non è qua. No. Scusatemi. Ma hai capito chi è Aldo? Ok. Oh, allora fare il mimo. Ma mimo qua. Non posso né scendere né salire! Adesso non posso né scendere né salire! Né scendere né salire! Buongiorno. A me servirebbe una scala. Devo... Uso... Uso, devo pitturare il soffitto a casa, quindi... Uso domestico. Uso domestico, sì, sì. Eccoci qua, grazie mille. Proviamo, io vado su così, mi tengo, magari la faccio tenere a qualcuno, magari. No, guarda. Questo sta, è stabile anche... sì. Puoi salire anche sull'ultimo gradino. Anche su questo di plastica? No, 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 sì, sì, va bene. Un po' paura delle altezze io. Qua? È che non riesco né a scendere né a salire. Né a scendere né a salire. Bravo, così. Eh no, non riesco né a scendere né a salire. Appoggi le tue mani. Né a scendere né a salire. Stai tranquillo. Io resto qui. Che è successo? No, 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 piano piano, no, no, non riesco né a scendere né a salire. Né a scendere né a salire. Ma proprio oggi dove mettete l'infradito? Volevo far respirare i piedi. Gira di consigliere, no, stai diritto. Turnica. Guarda me. Attacca. Cosa vuol dire turnica? Girati. Dica girati. Il signore dice di girati, turnica. Ma lei chi è? Arriva qui. No, no, così no, guarda me. Sì, ma sta scala è tutta franabile. Massimo sarà friabile. Sì, ma frana, non è che fria. C'è una sporgenza a forma di zoccolo di gnu. Bravo. Ma non so cos'è lo gnu, cos'è lo zoccolo di gnu? È un gradino. No, è un gradino, no. Qua. Sotto. C'è una sporgenza, c'è una sporgenza, vedi? È a forma di vertebra di moffetta. Come è fatta la moffetta adesso? Ho detto vertebra e dentro non si vede. Ne vedo un buco. No, vai tranquillo. Spero non sia il c***o della moffetta. Vai, dai, vai. Pian pianino, ok. Vai. Dai, issati. Sudato e vieni giù. Vieni giù, dai. No, che bravo. Vai. Ok. Ah. Come fate a essere già qui tu? C'è il sentiero. Non fare il braccino corto. Solo con il terzo livello di The Show Plus hai accesso ad un catalogo di incredibili video esclusivi. Quali video? Questi. Contenuti originali con dentro tutta la realtà di The Show e con una marcia in più. Produzioni più lunghe e complesse con video fino a 60 minuti. Set più grandi per narrazioni televisive come la serie EEN Plus, il primo reality game di YouTube Italia che ha trasformato il nascondino in un gioco da adulti. O come le Olimpiadi del Coraggio, il game show che spinge i concorrenti oltre ogni limite, anche quello del disgusto. E Detto Fatto Plus, due vecchi bastardi la serie TV, la prima in Italia realizzata in candid camera. Queste e tante altre produzioni original The Show Plus ti aspettano con l'archivio dei video rimossi. I video che hanno fatto la storia di The Show e che non possono essere mostrati in chiaro su YouTube sono tutti qui su The Show Plus Terzo Livello. Allora clicca sul tasto abbonati o sul link in descrizione per scoprire e ottenere tutti i vantaggi. E buona visione con The Show Plus. Non ripetere i proverbi africani. Tutte le mattine, quando sorge il sole, una gazzella muore. L'orale, sì, ascoltami, sì, sì. Se vuoi conquistarla devi dirgli qualcosa, certo, di particolare. Senti questa, ci ho conquistato mia moglie questa roba qua, Attenzione, senti. Roba forte. Sai? Certo livello. Allora, in Africa, sì, tutte le mattine, quando sorge il sole, sì, una gazzella si sveglia. Sa che deve mettersi a correre, se no verrà mangiata dal leone. In Africa, tutte le mattine, quando sorge il sole, il leone si sveglia, sa che deve correre più della gazzella, altrimenti morirà di fame. In Africa, tutte le mattine, quando sorge il sole, non è importante che tu sia leone o gazzella, l'importante è che tu corri.
Tira, Diego, bravo, Ale, bravo. Bellissimo, e tu, eh? Vado, la conquista, vado. Cioè, è sicuro, è matematico, La conquista. Cioè, se non è scemo, la... Allora non so se è matematico. No, ma io credo in lui. Tu credi in lui. Derby, pim, pam, pam, pim, pam. Dove? Dove? In Africa! Puoi usare Tinder che è più facile. Vabbè, vado. In Africa ce l'ho! Ti fidavi di lui tu? È sempre stato scarso in geografia. Sì, ha fatto le serali. In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole, una gazzella muore. Cioè, si sveglia già morta. Sempre in Africa, ogni mattina, un leone si sveglia e corre. Per non fare la fine della gazzella che muore. Esatto, qui c'è, corre. Infatti, vede la gazzella che è morta il giorno prima, cosa corre a fare? Intanto è lì, due mozzicate. Cioè, però dove voglio arrivare? Che non è importante che tu sia un crotalo o un pavone, l'importante è che se muori me lo dici prima. Va bene. Per mail? Mi hai fatto ridere tu, cazzo. Sì, se mi mandi una PEC va benissimo. Sì. O una raccomandata, sì. Ti lascio info chiocciola theshowsrl.it, mandi pure lì. E... compagnia teatrale? Che... sto... no, scherzo. Non fingerti un altro per non pagare il biglietto. Aiee. Torni indietro di pace. Sì. Hanno un biglietto? Cosa? Il biglietto. Il biglietto. What? Il biglietto? Vuoi una sigaretta? No, voglio un biglietto. Ok, no, ma non era per corromperla, eh? No, ce l'ho la sigaretta. Ah, ok. Vuole tutto il pacchetto? No, non mi piace quella sigaretta. Adesso lo trovo il biglietto, se non ce l'ho vuol dire che l'ho perso. Se vuoi un documento. Ma mi sa che mi hanno rubato il portafoglio, se... Ma quando? Non lo so, cioè sono diventati bravissimi adesso, cioè in metropolitana sì, ti rubano. Può pagare la sanzione? No, perché non c'ho proprio il portafoglio. Può controllare bene esattamente. No, non ce l'ho. Senza biglietto? Me l'ha rubato. Chiamiamola con me per l'identificazione. Facciamo una bella multina, va? Che qua pago solo io sembra i biglietti. Sì, do le generalità. Sì, le controlliamo con la polmetro. Aieie? Facendo uno sketch. Il Brazzo. Non so se conoscete. È in contravenzione. È vecchio quel film. È vecchio. Tu non eri ancora nato quando ho fatto questo. Come no? Nel 1997, certo che ero nato. Tenga. Nel 97 avevo 6 anni. Ma io l'ho capito. Non cascare nell'inganno della cadrega. Buona questa cadrega. Quella Brambilla, dottore, posso... Mi dà una cadrega, per favore. Vendi, cadrega, quale che bella. No, scelga lei, che io non sono bravo a scegliere. Sì. Questa? Ah, quindi la mela sarebbe la cadrega. No. La cadrega è la sedia. Caro e bel mio ragioniere. Sarà mica un terun, lei. Da dove viene? Sono dal Bangladesh, io non capisco cosa. Ah no, vabbè, il Bangladesh va bene, pensavo fosse il Gran Visir Tushgaterun. La cadrega. Ma in Bangladesh lo conoscete quel motivetto? La bella lava al fosso, rava nere mulas, barba vieto le spinas, dragherate. Sta dormendo mio figlio. Ah, si è svegliato. Buongiorno. Sulla cadrega. Vedi quel buco lì, Gino?
Sì. Questa sera lo riempiamo. Non con lui perché non è un terone. No, va. Salve, salve. Salve. Non giudicare l'arte. Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, Belli sti qua. Buongiorno, salve. Devo fare un regalo. Tanto guardo allora qualcos'altro. I regali ne abbiamo 2.600 opere. Ok. Questo qua invece? Questo è in vendita o è in esposizione? Sì, sì, no, è tutto in vendita. E quant'è che viene? Guarda, questo c'è sotto. Questo costa 700 euro. 760 euro per sta m***ina qua. Ma scusi, questo qui è un artista. Ci sono delle quadri così che costano 100 milioni. Ma che artista, ho capito, ma il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio. C'ha manco le unghie. Beh, questo è un artista, cioè, lei vede... Sì, so, però, cioè... Vede Banksy. Sì. Banksy fa delle cose sui muri, su che roba. Però un quadro di Banksy costa 300.000 euro. Okay. È una roba fatta su un muro. Ma qualche... qualcosa di Garpez? No. Non dimenticare il teorema del guru. Nessuna pietà! Nessuna pietà! Allora Ale, fuori dal letto? Nessuno è perfetto. Scusi, fuori dal letto? Nessuna pietà. Nessuna pietà? Ma ci vuol tanto? Ale, ci vuol tanto? Cioè, è più intelligente questo qua di te, dai! Ale! Una canzone vecchia. Ecco, ma... Nessuna pietà. Nessuna pietà. Fuori dal letto? Non lo so. Fuori dal letto? Nessun? Ah, è una canzone. Fuori dal letto? E io non lo so perché sarà un autore moderno. Fuori dal letto? Nessuna pietà. Chi è l'autore? Marco Ferradini, il guru. No, io no. Vabbè, perché dice che le donne vanno trattate male, c'è tutta questa teoria. Sì. Prendi una donna, perché? Trattala male, perché se tu non tratti male le donne, poi quanti le donne... Quanti problemi che avete voi uomini. Ma guardi, poi ma si Ma cosa avete da dire contro noi No, donne? Io niente, io sono contro questa visione. Io le donne le tratto bene, infatti poi mi prendono la pesce in faccia. Una nonna, guarda, mi trattereste male. No, lei signora tratterei sono benissimo. Sono una bella nonnina, una è bellissima, bella... una bellissima nonna. Vedi? Assolutamente. Cerca di essere... Che ne so, io un tenero non amante. Sanna però, chi sassi, però. Questa qui la sanno, dicono che la sappiano tutti. Ecco, e poi vedrai che è Ferradini. Sì, ma penso che non deve essere qualcosa di eccezionale come no, paroliere. Ma anche secondo me. Teorema si chiamava. Teorema, questo teorema sulle donne, secondo me lui ah, comunque. Ah, teorema sulle donne. Sì. Questo ho capito tutto dalla sì, vita. Secondo me pagava Ferradini. Sì. Cioè, c'ho questo. Cioè, voglio dire, ha capito tutto della vita. Le donne sono come i gatti, eh. Lei fa la cacca nella lettiera? Tirare fuori tutto quello che hai dentro. B-A-F-F, no! Io dovrei prendere una torta piccolina per un compleanno. Cheesecake. Sì? Allora, aspetta che chiamo le mie ragazze che le chiedo cos'è perché è per una sua amica che compie gli anni. Ciao amore, sì. No, se mi lasci... Sì. No, no, se fosse stato per me io non avrei... No, 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 io sono... Allora, mi lasci parlare oppure no? Stai parlando solo tu? A questo punto devo dire, mi hai rotto i c***oni! Perché non sono un automa, sono una persona, hai capito, Quindi va a culo! B-A-F-F in culo! Tu, il tuo negozio, tua vita di merda, mi fai schifo! Ero occupato. Adesso la richiamo così... Quindi è cheesecake. Contraddire il professorone. È medico, non lo sapevo. Allora, io ho un po' di mal di gola. Stamattina mi sono svegliato che c'avevo la gola rossa. Tendenzialmente un po' fatica a deglutire. Ok, ti do uno sprenzio infiammatorio. Va bene, quello che c'è. Ah, un medico? Non sapevo. E dov'è che ha studiato lei? Ho detto che gli do uno sprenzio infiammatorio. Allora, si metta lì, per favore, stia zitta e non disturbi mentre faccio il mio lavoro. Ma lavora qua? No, apro un secondo la bocca. Sì, signorina, se mi prende uno spray antinfiammatorio, per favore. È la scelta migliore, secondo me. Uno spray antinfiammatorio. Ma è quello che ha detto la signora? Sì, ma io sono un professorone. Ah. 10,90 euro. Grazie. Posso testare sanità? Sì. 10,90 euro. Ma lavoro qua? No, io sono un medico. Un medico? Sì. Allora chiedigli anche la parcella.
visto la visita che hai fatto, sono almeno 150 euro di faccia. Hai ragione, senza fattura, perché noi medici siamo fatti così. Ok, a me non interessa niente di niente, no. Quindi ti ho dato il tuo spray. giusto così? Non essere onesto! Bella macchina! Grazie. Comunque spendere 300.000 euro per una macchina non ti farà crescere il cazzo, eh? No. Ok, questa scena non l'avete mai vista in nessun film o spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma è un assaggio del nuovo episodio degli Onesti, che finalmente tornano e potete già vedere in anteprima solo se siete abbonati al terzo livello di The Show Plus, oppure se raggiungiamo 50.000 like qui sotto questo video. Commentate scrivendo se nel prossimo episodio di citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo volete vedere Aldo o Giovanni. Chi preferite tra i due? Ora vi lasciamo alle reazioni e alle rivelazioni, ma prima, da parte di tutte le Show SRL, vogliamo ringraziare di cuore il mitico Giacomo Poretti per aver partecipato a questo video e vi invitiamo a seguire il suo Poretcast, il suo podcast, sul suo canale ufficiale che trovate qui sotto in descrizione. Un grazie speciale anche a Enrico Bricchi e a Corax SRL. Ma lei non ha capito questa citazione che le ho fatto? No. No, perché ho visto che qua aveva in vendita un quadro, posso? Questo qua di Aldo, Giovanni e Giacomo. Certo. E questo qui, che io l'ho detto, era una citazione di un film di Aldo, Giovanni e Giacomo. C'è una spiegazione, siamo però. Sereni, che io sono serenissimo. Anche noi siamo serenissimi. Era una scena per una candid camera. Ah, ok. Qualcuno ha colto la citazione? Noi abbiamo un canale online, si chiama The Show. No, adesso per candid camera proprio. Proprio quelle ufficiali. Era qui la telecamera. C'era una telecamerina qui. Era una candid camera. Siamo in The Show, grande. Grande, piacere. È il tuo papà? Sì. Allora glielo spieghi tu adesso. Le abbiamo fatto uno scherzo? Ciao. Ciao. Ah, tu lavori qua? Abbiamo fatto uno scherzo al ragazzo. No, ma io non... vabbè, ti ringrazio, io sono dietro, non posso, tieni, vai, vai, mangi. Sei abituato, è un lavoro anche che fare con l'avuto di te. Immagino, cazzo, che io lì... Io ho fatto il professionale, l'ho controllato sotto. Sì, sì, lui il fatto è che non apriva perché fa... È stato bellissimo perché gli fa, cioè c'è una... lui sta per aprire e poi fa... Gli faccio, perché perde un po' di accelerazione e fa... Ah, allora ha guardato sotto. Ragazzi. Tu, Aldo, Giovanni e Giacomo, sai chi sono? Io l'ho visto una volta solo. Posso fare una foto con voi? Lo manderà lui. Con te. Segue. Ah, ok, siete colleghi? Ok, allora poi te lo mando. Ex colleghi, ah, siete lasciati perché non andavano d'accordo nei meeting, ok. Va bene, scusaci allora. The Show, allora, seguici. Te non vantarti, non ridere. Perché il riso abbonda su. Sull'altro, no. Un gatto.